within the sun of silence. Tu sei andato in America a fare un concorso e poi l'hai anche vinto con una canzone di Simon Garfunkel. Sì, una cover Sound of Silence, la famosissima canzone, e che ho fatto piano e voce, ho caricato su YouTube in modo molto spontaneo, appunto già all'epoca, cioè mio padre mi ha sempre seguito in questo percorso, quindi mi ha seguito artisticamente già dall'inizio, ma all'inizio era molto spontanea la cosa, cioè lo è anche adesso, però non ci ho pensato molto, anche questo concorso l'ha visto su internet e ha pensato, vabbè, ok, iscriviamoci, comunque il tema è quello, Sound of Silence è una colonna portante comunque della musica a livello mondiale e proviamo a scrivere Greta e a 14 anni mi sono ritrovata con... E sì, a 14 anni mi sono ritrovata con questo traguardo che mai mi sarei aspettata di fare e lì ho cominciato a capire che forse mi piaceva molto la musica, ecco. And with the sound of silence. Gli americani sono tanto talent, ma soprattutto tanto country music. Tu fai un genere comunque molto stile country. Sì, diciamo io ho iniziato facendo un po' più di folk americano, diciamo, e quindi mi accompagnavo con questa Jumbo Epiphone enorme, più grande di me perché avevo 15 anni, era una chitarra enorme e poi diciamo che ho cominciato a essere un po' più cantautoriale, quindi mi sono distaccata. Non mi sono mai vista come un'artista country nel vero senso della parola, però le influenze ci sono, cioè credo ci siano e sì, diciamo che il mercato americano, cioè quello che ho notato negli anni, tra la differenza tra l'Italia e l'America, alla fine... io sono molto fiera di essere italiana, anche se ho origini americane e tutto, però sono molto contenta perché comunque siamo a un livello proprio superiore anche di gusto musicale. L'unica differenza che c'è tra qui e lì è che lì è molto più accettata la diversità e comunque il talento, come hai detto tu, quindi sono molto più talent, nel senso che puoi cantare in qualsiasi lingua, con qualsiasi strumento e lì verresti accettato comunque, se suona bene e sei un talento. Mentre in Italia magari molto spesso mi hanno detto perché se tu sei nata in Italia canti in inglese o perché questo, perché quell'altro, quando comincerai a cantare in italiano, quindi più questo. Adesso si sta un po' più aprendo comunque l'orizzonte, però qui in Italia c'è ancora questo blocco che non si riesce a capire che la musica alla fine deve suonare bene, deve comunicare qualcosa anche se non si capisce la lingua in cui è fatta, quindi ho notato questa piccola differenza tra i due mercati, diciamo. Che hai avuto un premio della MEI, l'etichetta indipendente, il brano è sicuramente fantastico, bello, a questo punto bisogna fare un po' più ritmica. sì, con calma. Diciamo che in questo periodo di quarantena non sto tanto suonando cose nuove perché appunto ho bisogno di tanti stimoli esterni. Essendo chiusa a casa non ho tanti stimoli esterni, però mi sto prendendo del tempo per riflettere su magari cose vecchie o cose che avevo scritto che non avevo completato, che nella vita frenetica di tutti i giorni non avevo tempo di rivedere. Il premio della MEI è stato veramente un'altra grande sorpresa per me e che non mi sarei mai aspettata, e il video di Mrs. Ayala, che tra l'altro è stato diretto da Stefano Bertelli, che ha una compagnia appunto di giovani ragazzi che fanno video tutti realizzati in carta vicino a Milano, molto bravi, e il video ha vinto appunto il miglior video emergente. Quindi è stato veramente, veramente, veramente bello, e a ottobre sono andata appunto a Faenza per questa iniziativa fantastica qual è il MEI. Taratara.
passiamo da un papà che ha fatto musica diversa, molto diversa dal suo genere, soprattutto, vabbè, non parlando della lingua, ma parliamo di genere, stile. Lui ha fatto il rap. Sì, diciamo che la musica alla fine è molto soggettiva, cioè va da persona in persona. Io non mi sono molto appassionata al rap perché non... mi è venuto molto naturale scrivere, iniziare con la chitarra e scrivere, iniziare a scrivere canzoni così. Avere Roberto, cioè mio papà, in casa è stata una grande cosa perché lui mi ha sempre supportato in tutto, veramente, senza però essere, senza, non mi sono mai sentita obbligata di continuare comunque un percorso musicale o iniziarlo. Però in casa comunque avendo sempre tamburi, cose, chitarre, queste qua e là, mi è venuto quasi spontaneo prendere e iniziare a suonare. Lui mi ha dato una grande scuola, cioè, sono veramente riconoscente nei suoi confronti perché se sono quella che sono artisticamente e musicalmente adesso è solo grazie a lui. Ricordi negli anni di piombo, ribelle eri come Asterix, fumavi Spinelli col gambo, no, basta, promessa di ex. Gli obiettivi a breve tempo? Gli obiettivi a breve tempo sono produrre, produrre e lasciare uscire molte più canzoni, quindi magari con una cadenza di ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, perché per adesso ho messo me stessa in tutte le canzoni che ho pubblicato, ma ne ho pubblicate poche rispetto agli anni, no? Ho pubblicato un EP e due singoli in questi 6 mesi, 7 mesi. Vorrei essere più produttiva, ma soprattutto vorrei fare più live. Adesso, pandemia premettendo e tutto premettendo, i live sono la cosa che più mi piace, con cui quasi ho iniziato. Quindi mi piacerebbe suonare ovunque, distintamente dal luogo, quante persone, mi piace suonare veramente ovunque. Quindi spero di poter ritornare a suonare in giro presto. Ti arriva un messaggio di un cantante che vuole fare un duetto con te. Diciamo un nome. Allora, io direi George Ezra, che è un cantante inglese con cui io ho iniziato quasi a suonare, nel senso che è stato il mio primo cantante che non fosse... sai, quei cantanti consigliati comunque dal papà o di altre generazioni, quindi un cantante della mia generazione che mi ha interessato, cioè che autonomamente sono andata a cercare. E niente, quindi George Ezra direi, anche se non è molto conosciuto, però lui. Ricordando il papà giusto. Grande è stato parliamo del orchestra spettacolo, quando aveva i capelli lunghi ancora, quando aveva i capelli lunghi sì ma era pure un po' bianchi, aggiungerei. Gli anni passano per tutti. Non sembra, ma passano per tutti. E, giusto per curiosità, ma ti ha raccontato mai quando lui... io la prima volta che l'ho visto è stato ospite a Maurizio Costanzo. Ti ha raccontato quel periodo di Maurizio Costanzo? Non ti sapete mai raccontare? Sì. Lui del famoso Controfestival. Lui è sempre pieno di aneddoti, devo dire, quindi fin da piccolina mi racconta cose sparse lì. Mi avrà sicuramente raccontato di questo periodo. Io amo sempre ascoltare i suoi, insomma, racconti e tutto, ma è una persona così tanto, devo dire, si sottovaluta molto.
Quindi diciamo che non va a raccontare fiero in giro il suo passato. Sono io che sempre gli dico: papà, ma raccontami com'era, com'era. E per dire, lui non ha mai messo niente su YouTube e si è ritrovato ad avere persone che mettevano cose su YouTube. Quindi io da lì ho visto i suoi video, perché lui non me li avrebbe mai fatti vedere se no. Però sì, ha sempre qualche aneddoto da raccontare qui e là, che lui dice con una certa nonchalance, ma in realtà sono cose importanti. E quindi io e mia sorella Zoe rimaniamo sempre incredule, tipo. Troppe macchine blu. Descrivimi Greta in cinque parole e perché queste cinque parole? Ok, beh, io direi abbastanza. Cavolo, direi abbastanza semplice perché sono una persona molto, molto semplice, non mi faccio troppi. Non sono troppo costruita, ecco, in questo. Poi direi spontanea. Direi artistica. Quindi mi piace appunto creare con tutto, quindi sia dal disegnare cose a caso. Io non sono per niente brava a disegnare, però disegno cose, prendo la chitarra e magari con tre accordi faccio una cosa, faccio collage, qualsiasi forma di arte mi piace alla fine, l'apprezzo sia dagli altri. E quindi artistica, poi vediamo, poi penso autoironica, quindi mi prendo molto in giro. Ok, non lo so, lettrice, mi piace leggere tantissimo. Quindi lettrice. Assolutamente, sì, mia nonna è di là, i miei nonni, lui, sì, assolutamente, Ascoli è sempre il mio cuore. Ciao. Oh, la mia camera, sono io, aiuto, saluto tutti.